Ci siamo, eccoci con Polifemo Tradizioni, una serie di puntate che intendono riscoprire e valorizzare le tradizioni tarentine, soprattutto con riferimento alle appunto tradizioni pasquali. Quindi stiamo prendendo in esame tutto il periodo della Quaresima per arrivare alla Santa Pasqua. Lo stiamo facendo con Enzo Risolvo. Non ricordo a che puntata siamo arrivati, ma sono così tante e saranno altrettante che ho perso un po', come dire, il conteggio. E, Enzo Risolvo, noto esperto di cose tarantine, di tradizioni, di storia, di cultura, di dialetto. Lo stiamo facendo a Taranto presso il Bar Vittoria, sito in via Cesare Battisti 83. Un ringraziamento dunque alla proprietà del bar per aver voluto sponsorizzare e sostenere queste trasmissioni, proprio nell'ottica di far crescere Taranto, di insegnare ai più piccoli, ai più giovani, a chi non le conosce, le nostre radici. E allora Enzo, oggi parliamo di? Di marce funebre e del pellegrinaggio che si fa il giovedì santo. Intanto devo dire che ho finito di prendermi il caffè, ottimo devo dire, quindi il bar promette bene, quindi hai fatto, promette e realizza bene, realizza, hai fatto una bella scelta nel venire qui in questo bar, che poi è anche, sembra una bomboniera, quindi è molto bello, complimenti, molto elegante, complimenti a te che l'hai scelto e al titolare, il merito è loro. Allora, noi abbiamo nelle settimane scorse, pure io ho dimenticato le puntate, nelle settimane scorse abbiamo parlato di tante cose, a partire da Aforor, e poi abbiamo parlato pure delle palme, della tradizione delle donne che cercavano marito e bruciavano la palmetta nel fuoco e prendevano il responso secondo quello come bruciava. Insomma, ci siamo immersi nelle tradizioni religiosi, ma religiosi popolari. In questo caso mi piace, mi permetti di dirtelo, potremmo parlare delle marce funebri, che sono una musica veramente che ti tocca il cuore, l'anima, i brividi vengono quando sentiamo le marce funebri. La prima fu scritta nel 1850 da Giuseppe Cacace e si chiama Inno a Cristo Morto. È più nota questa marcia come Tup Tup. In seguito tanti altri maestri hanno fatto questo. Voglio ricordare quella che i tarantini amano di più, Mamma di Luigi Rizzola. La più nota è Aggravame, che accoglie la Vergine Addolorata il Giovedì Santo, quando esce l'Addolorata a mezzanotte dalla chiesa di San Domenico. Un'altra marcia particolare che piace tanto ai tarantini è Sulla tomba dei cagnottisti. E tu mi domanderai che significa? Allora te lo dico, anche se non me l'hai fatta la domanda. Allora, i cagnottisti erano i giocatori d'azzardo, quindi sulla tomba dei cagnottisti, sulla tomba dei giocatori d'azzardo. Zgnettar. Sì. Chi gioca? Zgnet poi deriva da Lanzichenecchi. Questi portarono questo gioco. Mi fa piacere che mi fa queste domande, perché anche se non, grazie al cielo, insomma, non le prepariamo le cose, però mi fa piacere che svariamo, non facciamo solo io queste cose. Non sono un esperto di dialetto, però vivo e mi incuriosisce il dialetto, quindi io ho lo spirito del neofita che vuole scoprire, sono ansioso di scoprire, di riscoprire meglio queste tradizioni. Soprattutto trasmetterle, quello di far sapere agli altri, quelle cose che sono
il nostro patrimonio culturale, che la cultura popolare poi non è la cultura di secondo livello, è una cultura del popolo. Certi fanno gli snob quando sentono il dialetto come se fosse qualcosa di ripugnante, poi magari sono ripugnanti loro come persone in certi atteggiamenti, ma molte volte bisogna, no, fare i fighetti, gli snob. Lo snobismo è proprio è deleterio, mentre bisogna, per carità, con tutto il rispetto verso tutte le cose, ma la nostra tradizione, ripeto, fino a prima dell'Unità d'Italia la scuola non c'era, solo chi aveva soldi pagava per fare, per insegnare, e c'era un tasso di analfabetismo che si toccava il 96-98%. Un attimo di interruzione, un tempo quando c'era il matrimonio che si andava, c'è un modo di dire a Misciuta spaccherà la croce, per quale motivo? Perché un tempo, dopo essere andati al comune, si andava a fare la riconoscenza e il sacerdote faceva un segno di croce sul documento dove si doveva firmare, e siccome c'era un tasso di analfabetismo elevatissimo, 96-98%, si firmava con la croce sulla croce. Croce su croce spaccherà croce, guarda un po' queste. E allora, e poi c'è il pellegrinaggio, il giovedì santo di pomeriggio escono la Pardun, ogni 15 minuti incappucciati e scalzi, escono da praticamente dalla chiesa del Carmine, e hanno due strade che fanno, uno per la città e uno per la campagna. Bene, per la città si intendeva la città vecchia, la campagna quella che oggi è il borgo, la città nuova. E questa pratica di pellegrinaggio pare che risalga addirittura al 1500. Un tempo partecipavano tutte le confraternite, poi ci sono state delle diatribe, come al solito, ed è a partire dal 1777 questo pellegrinaggio lo fa solo la confraternita del Carmine. E poi questo fazzoletto con due puntini appena appena per vedere, è il modo di vestire che rappresenta la sofferenza, perché è una sofferenza andare scalzi, è una sofferenza camminare per tanto tempo con quei buchini. Io ho visto quelli che dopo il pellegrinaggio si tolgono il fazzoletto dagli occhi e li hanno rossi, non, oltre che per pianto, perché molti perdevano lo sforzo, lo visivo. Lo sforzo visivo diventa, quindi, da notare, questa è una cosa che va fatto notare, quando escono i perdoni, le Pardun, dalla chiesa del Carmine, hanno il cappello in testa. Il venerdì, quando c'è la processione dei misteri, il cappello ce l'hanno dietro le spalle. Il motivo per cui c'è questa differenza è perché quando fanno il pellegrinaggio, Gesù ancora non si sa della morte di Gesù. Quando esce la processione dei misteri, Gesù è morto, e quindi in rispetto a Gesù morto non hanno il cappello. Quindi questa è un'altra. E i percorsi, come vi dicevo, sono due: uno che andava per la città, che è quindi Taranto Vecchia, e l'altro per la campagna, che adesso è il borgo. E quando si incontrano i perdoni, si fanno un saluto che in dialetto si dice usalam aleik, che è il salam, salam, Signore sia con te. Oggi si dice spesso, non facciamo tutti questi salamelecchi. Eh sì, però salam aleik, come se fossero saluto, tutti questi saluti, no, questi saluti con moine, moinosi, oserei dire. Si sbattono il cordone con tutte le medaglie sul petto, quindi quello è usalam aleik, il saluto. E quando una coppia entra in chiesa e trova un'altra coppia, il più anziano, non d'età ma di confraternita, si avvicina all'altro e gli dice una parolina. Allora io, quando lo racconto ai ragazzi nelle scuole, secondo voi che parolina dice?
tutti si meravigliano perché appena dicono la parolina i due in ginocchio si alzano, si girano e fanno Usalam Lik. E la parolina sia lodato Gesù e Maria, quindi il saluto, questo è. E quindi voglio dire, questo si fa, e io voglio ricordare, quindi poi finiamo con questo, due cose. Un tempo, io sono nato in Vico Zippro, quando vedevamo le due coppie che vanno sempre con qualcuno accompagnato, dicevamo a prima posta, a seconda posta. O puzzo stender, quasi a sperare che potessero cadere. Ma questo fa riferimento, per quello che sono le mie letture, ad un altro sistema che dicevano i ragazzacci molto prima di me. A prima posta, a seconda posta, a sarcened e a pambaned. Ma insomma sono quei modi di dire Tarantino. Pambanella, pambanella fresca. E l'ultima coppia di perdoni che rientra si chiama Userra Chiese, perché poi viene serrata la chiesa. E anche per oggi abbiamo dato... Quindi siamo fermati ora al Giovedì Santo, poi nelle puntate a venire arriveremo a Venerdì Santo, sabato, Pasqua e Pasquetta. È tutto. Carsonid. Esatto, Carsonid. Poi capiremo l'origine. Intanto ringraziamo Enzo Risolvo e ringraziamo il Bar Vittoria, sito a Taranto, in via Cesare Battisti 83, per aver sostenuto questo progetto editoriale, il progetto appunto di realizzare tutta una serie di trasmissioni che siano in grado davvero di valorizzare, di dare lustro al nostro patrimonio storico, al mondo delle tradizioni, alle radici tarantine. Grazie per l'attenzione, alla prossima.